Per girare il video che accompagnerà il loro rilancio mondiale, hanno scelto le cave di marmo di Carrara, un paesaggio spettacolare, lunare, proprio come il titolo del loro nuovo album Black Moon. Emerson, Lake & Palmer sono stati forse il più celebre gruppo rock degli anni 70. Debuttarono al Festival di White con il loro rock sinfonico e barocco e poi divennero vere star. Tutti ricordano le pirotecniche esibizioni di Keith Emerson con il lancio finale delle tastiere fuori dal palco. Ora, dopo 15 anni di divorzio, la premiata ditta torna con un disco che uscirà a metà di questo mese, a cui seguirà un tour mondiale. Grande ricchezza di mezzi tecnici sul set tra le montagne della Luna di Carrara. Persino un piccolo elicottero radiocomandato con cinepresa a bordo svolazza sulle teste dei tre maturi rocchettari. Emerson 48 anni, lei 44 e Palmer 41. È il momento dei ritorni sulla scena rock. Crosby, Stills, Nash, gli Yes, i Jethro Tull, i Genesis. E voi perché? And I think we were so enthusiastic about it because it's been a long time since. Credo che noi siamo così entusiasti perché era da molto tempo che non suonavamo insieme, dice Lake. E credo che abbiamo ritrovato il vero cameratismo che ha dato origine al successo della band quando siamo nati. Poi aggiunge, naturalmente, che l'album Black Moon è il migliore, veramente entusiasmante.